Siamo tutti alla mano fino a quando non ci danno la possibilità di provare il vero lusso, siamo tutti umili fino a quando non possiamo sentirci come una regina. E tra le auto guidate dall'indimenticabile regina Elisabetta d'Inghilterra c'era anche la Range Rover Evoque. E se questo non bastasse per sceglierla come propria auto a noleggio, ecco altri tre ottimi motivi. Ai privati il noleggio spesso offre la possibilità di guidare un'auto che altrimenti non ci si potrebbe permettere. Questo è proprio il caso della Evoque, una vera vettura di lusso, a cominciare dagli interni. L'abitacolo è contraddistinto da linee pulite e minimali, ma impreziosito da materiali pregiati lavorati in modo artigianale. Analogamente, anche gli esterni si presentano semplici e ricchi allo stesso tempo. Basta guardare le raffinate maniglie a filo e le finiture in rame brunito. Ad aziende professionisti, invece, che sono utenti maggiori del noleggio a lungo termine, a interessare sono soprattutto consumi ed emissioni. Da questo punto di vista, l'Evoque è un'auto che si adatta ad ogni esigenza. Noi oggi proviamo la versione diesel 2 litri da 163 cavalli con trazione anteriore, ma la gamma di motorizzazioni è davvero ricca. Il listino si completa con un powertrain diesel mild hybrid da 163 o 204 cavalli a trazione integrale, due motori mild hybrid benzina da 160 o 249 cavalli a trazione rispettivamente anteriore e integrale, infine una versione plug-in da 309 cavalli. Il fuoristrada affascina, ma di certo non è per tutti, a meno che questi tutti non guidino un Evoque, che è dotata di sistemi tecnologici in grado di rendere anche i terreni più impervi lisci come l'asfalto cittadino. La prima dose di comfort è offerta dallo Smart Setting, il sistema che grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale setta altezza di sedile, sterzo e condizionatore secondo le preferenze del driver. Infine, il sistema Terrain Response 2 riconosce le condizioni del terreno settando di conseguenza le regolazioni del veicolo. Cosa ne pensate di questa auto da regine? Fatecelo sapere nei commenti e se volete saperne di più guardate anche il nostro test drive.